Dove sta andando l'evoluzione tecnologica e che futuro ci attende? Attraverso la voce degli esperti di Minsight esploreremo le tendenze tecnologiche e il loro impatto nella nostra vita quotidiana. Io sono Alessandro Anziano e questo è The Way Forward. Nuovo episodio di The Way Forward. Siamo qui con dei ritorni, perché sia Roberto Carrozzo, responsabile dati e intelligenza artificiale, che Alberto Bazzi, direttore of Ring Operations, già erano stati qui. Abbiamo parlato di digitalizzazione dei canali, abbiamo parlato di intelligenza artificiale in modo molto più ampio, perché ormai si parla tanto, si parla quasi solo di intelligenza artificiale. Ma adesso torniamo con qualcosa di più concreto, calato sulle aziende italiane, perché abbiamo presentato un rapporto insieme all'università LUISS su un po' lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale in Italia, come sono messe le aziende. Roberto, raccontaci un po'. Allora, buongiorno a tutti. In questo report che abbiamo stilato con 500 aziende italiane divise in 11 settori diversi, cosa abbiamo visto? Che da una parte c'è un forte interesse nel mondo dell'intelligenza artificiale, ma dall'altra solo una su due ha quantomeno avviato un percorso sull'intelligenza artificiale con dei piccoli progetti o delle proof of concept. E solo una su quattro ha un piano strategico allineato all'intelligenza artificiale. Questa è una grossa mancanza e gli ostacoli che abbiamo visto, i due principali ostacoli sono: uno, competenze, quindi ci sono poche competenze sia interne sia esterne sul mondo dell'intelligenza artificiale; due, tecnologico, mancano gli abilitatori tecnologici. Cosa vuol dire? Due aziende su tre lamentano di non avere un'infrastruttura adeguata per attivare progetti di intelligenza artificiale. Nonostante questo, pochissime aziende sono disponibili ad attivare progetti di intelligenza artificiale sul cloud pubblico. Questo è un po' un limite, perché soprattutto per avviare progetti di questo tipo, il cloud potrebbe essere un acceleratore per poter avviare questo percorso. Hai parlato degli ostacoli, che è molto interessante, però una cosa sulla quale vorrei soffermarmi magari con Alberto, su quali sono gli abilitatori che tu vedi come che possono consentire un'implementazione di successo dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Sempre dalla ricerca, ma anche da quella che è la nostra Certo. esperienza con i clienti, anche interna, di fatto gli abilitatori sono su diversi ambiti, no? C'è un abilitatore più di visione, di strategia, cioè la capacità di pensare all'artificial intelligence come non una componente tattica pilota, ma come un abilitatore di trasformazione dell'azienda. Avere una strategia e una visione chiara significa sapere il cosa, cioè dove applicare l'estesa potenzialità dell'artificial intelligence, a quali ambiti di business, a quali modelli di business, a quali prodotti e servizi, e questa è una prima scelta molto forte. La seconda è il come, cioè quali leve devono essere abilitate, poi ne parliamo magari più nel dettaglio, Certo. per costruire un piano di trasformazione. Il terzo punto è il quando, cioè qual è il periodo, la roadmap, no? La tempistica di adozione. Allora, questo approccio strutturato oggi ce l'hanno poche aziende, che sono le aziende grandi che hanno già iniziato a lavorare in maniera strutturata e sono uscite dalla fase pionieristica. La maggior parte delle aziende oggi è ancora una fase embrionale di pilotaggio, diciamo così, no? E di testing. E questo è un primo fattore. Il secondo fattore, come dicevamo prima, è la parte organizzativa, di cui le competenze sono un aspetto, ma c'è un aspetto molto più importante, un po' più ampio, non più importante, che è quando pensiamo all'organizzazione come fattore abilitante, intendiamo come, per esempio, le aziende o le organizzazioni in generale possano e riescano ad adattare il loro modello organizzativo di lavoro, i processi, l'organizzazione, ruoli e responsabilità a quello che verrà richiesto dall'artificial intelligence, ai cambiamenti che verranno portati nelle strutture di competenza, nelle strutture di lavoro, eccetera. Quindi cambio organizzativo. Il secondo elemento è la competenza, quindi trovare sul mercato o formare le competenze che servono, quindi formazione, acquisizione. Il terzo tema, che secondo me sarà sempre più importante, è il tema della riqualificazione, perché più verranno adottate le tecnologie dell'artificial intelligence, più cambieranno i lavori oggi Certo. esistenti, se ne creeranno degli altri, e questo periodo di transizione, che ha un impatto grosso sulle persone, va gestito. Quindi c'è un tema di formazione,
di reskilling, di comunicazione all'interno delle aziende di quale sarà il percorso di trasformazione. E questo per quanto riguarda l'organizzazione. L'altro punto, fattore abilitante, ne parlavamo, è l'infrastruttura, la tecnologia. Allora, l'infrastruttura è un ambito anche qui molto articolato, ma secondo me ci sono tre aspetti. Il primo è l'infrastruttura di rete, cioè la capacità di connessione. Quanta capacità di connessione e di trasferimento di dati e informazioni hanno le infrastrutture tecnologiche dell'azienda. Il secondo è la capacità computazionale, quindi la capacità di calcolo, di elaborazione. Gli algoritmi sempre più complessi di artificial intelligence richiedono la capacità di elaborare una mole sempre più grande di dati con una velocità sempre maggiore. E il terzo punto è lo storage, quindi è la capacità di raccogliere, immagazzinare, distribuire le informazioni. Poi c'è un altro aspetto che secondo me sta diventando sempre più rilevante, che è l'abilitatore finanziario, e questo vale soprattutto nella ricerca emerso. Le piccole e medie imprese vedono come freno, come barriera all'adozione dell'artificial intelligence, non tanto il tema organizzativo o tecnologico, ma il problema finanziario, cioè come pagare, come finanziare questo cambiamento. Le aziende più grosse invece vedono per contro il tema delle competenze. Ma c'è un altro fattore che secondo me è rilevante, che è quello legislativo. Perché dico questo? Perché fino ad oggi, anzi, l'Unione Europea è avanti a livello mondiale su questo, perché ha varato il primo AI Act, che serve a dare una cornice legale, normativa, a quello che è l'utilizzo etico e a mettere anche delle barriere, dei paletti, una cornice entro cui muoversi. Altri paesi non sono assolutamente in questa direzione, penso agli US, penso alla Cina, penso ad altri paesi. L'aspetto legale sarà sempre più importante, perché soprattutto in certi settori come la sanità, come certi ambiti pubblici, settori finanziari dove già c'è una legge sulla privacy molto stringente, a maggior ragione sull'AI ci dovrà essere più controllo. Quindi le aziende dovranno anche dotarsi di competenze legali molto forti. Per esempio nel mondo americano, o dove non c'è una normativa formalizzata, ci sono gli accordi all'interno delle aziende, delle organizzazioni, però non hanno un valore legale, no? Quindi questo aspetto legale acquisirà sempre più rilevanza. Assolutamente, veramente hai toccato un sacco di temi super interessanti, che veramente saranno quelli dove si giocherà la partita poi nei prossimi anni, che andrà a definire cosa sarà effettivamente l'intelligenza artificiale e quanto e come andrà a impattare la società, le aziende, tutti. Ma sono molto curioso, Roberto, di sapere da te un po' quali sono le motivazioni principali che spingono le aziende ad adottare l'intelligenza artificiale. Ma da quello che abbiamo visto in questa survey sono due motivazioni principali. Una, la principale, è l'ottimizzazione dei processi. Cosa vuol dire? Voglio fare quello che faccio oggi, i processi attuali, con efficienza maggiore. Quindi voglio spendere meno per andare avanti il business così come oggi, quindi voglio risparmiare, questo per o un'ottica di aumento di marginalità oppure per essere più competitivi sul mercato. L'altro motivo è un tema di migliorare il rapporto con il cliente, quindi utilizzo intelligenza artificiale per conoscere meglio il cliente, poter fare delle azioni di raccomandazioni diverse, quindi fare una proposition commerciale verso il cliente più potente di quello che faccio oggi. La cosa che abbiamo visto è che oggi non è vista ancora l'intelligenza artificiale come lo strumento per poter trasformare i propri servizi e quindi dare dei servizi a valore aggiunto tramite intelligenza artificiale. Questo magari potrebbe essere un punto sul futuro molto importante, però ancora oggi le aziende vogliono utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare quello che fanno oggi. Veramente molto interessante, grazie per questi spunti di riflessione e per questi dati che avete portato sul tavolo, ne riparleremo sicuramente perché è un tema che si muove talmente velocemente che ogni settimana ne esce qualcosa di nuovo. E grazie mille, poi sicuramente ci rivedremo nei prossimi episodi, nelle prossime puntate. Ciao a tutti! Ciao, grazie! Ciao, grazie.